Amici di Spazio Games, finalmente ci siamo. È la settimana caldissima delle 3 2021 in cui aprirà i battenti, solleverà le serrande, in cui ci saranno le prime conferenze e in cui avremo anche il via della Summer Game Fest, l'evento che anche nel corso di quest'estate, organizzato da Geoff Keighley, ci permetterà di vedere conferenze, appuntamenti e scoprire novità nell'arco delle prossime settimane. Vediamo quindi quali sono tutti gli appuntamenti da non perdere, quali sono le conferenze da cerchiare sul calendario e quali sono gli eventi che potrete ovviamente seguire anche sulle pagine e sul canale di Spazio Games. Si inizia il 10 giugno con la cerimonia di apertura della Summer Game Fest. L'inizio vero e proprio è previsto per le ore 20. Noi sul nostro canale Twitch saremo live da prima e in questo momento inaugurale scopriremo in circa 90 minuti tante novità da numerosi publisher. Tra questi saliranno sul palco di Keighley PlayStation, Xbox, Square Enix, Ubisoft, Capcom, Epic Games, 2K, Activision e Blizzard. Quindi i nomi sono di tutto rispetto, dovrebbe esserci veramente tanta ciccia, per usare un termine tecnico, la nostra raccomandazione è di tenere i riflettori puntati su questo evento. Alle ore 18 dell'11 giugno è fissato l'appuntamento con Netflix Geeked, un appuntamento specifico in cui si parlerà degli adattamenti a serie TV e film firmati Netflix del mondo dei videogiochi. Legittimo aspettarsi quindi novità sui tanti adattamenti che stanno venendo realizzati per Resident Evil, magari verrà fissato anche l'appuntamento con la seconda stagione di The Witcher e ci saranno anche diverse novità ancora da scoprire. L'11 giugno alle ore 21 sarà la volta della prima conferenza del gigante Koch Media, che tra gli altri ha sotto il suo ombrello anche Deep Silver. Dovremo quindi scoprire novità importanti e significative sul futuro dei giochi della compagnia e vi raccomandiamo di non perdere di vista le pagine di Spazio Games per tutte le novità da questa conferenza. Il 12 giugno alle ore 21 sarà il momento del nuovo appuntamento con Ubisoft Forward, la conferenza specificamente dedicata ai videogiochi di Ubisoft, dove scopriremo novità per i giochi in cantiere della compagnia francofona. Sappiamo che avremo novità per Rainbow Six Quarantine, che adesso ha un nuovo nome ed è Rainbow Six Extraction. Dovremo avere novità anche sull'ormai imminente Far Cry 6, che arriverà nel corso di quest'anno e chissà, potrebbero esserci magari anche ulteriori sorprese. Il 12 giugno alle ore 22:30 sarà il momento di Devolver Digital. Non c'è neanche bisogno che precisiamo perché non dobbiate mancare l'appuntamento con la conferenza di questo publisher, che riesce sempre a proporre qualcosa di unico tanto nei videogiochi che presenta quanto in come li presenta. Quindi segnate assolutamente questo appuntamento sul vostro calendario. Il 12 giugno alle ore 23:30 ci sarà uno spazio dedicato a Gearbox Software. Secondo i leak che sono emersi anzitempo online, dovremmo vedere soprattutto il progetto Wonderlands, che dovrebbe essere uno spin-off di Borderlands. Attendiamo comunque che sia Gearbox a pronunciarsi e vi raccomandiamo di seguire da vicino Spazio Games per tutte le novità su questo appuntamento. Il 13 giugno alle ore 19 andrà in scena probabilmente quello che è visto come il main event delle tre in questo momento. Avremo infatti la conferenza congiunta di Xbox e di Bethesda. Bethesda che, vi ricordiamo, è stata acquisita qualche mese fa proprio da Microsoft. Sarà ovviamente l'occasione per scoprire novità sui titoli Xbox, ci aspettiamo sinceramente di vedere Halo Infinite, ma chissà che magari non possa spuntare di nuovo anche Hellblade 2, e soprattutto potrebbe essere l'occasione per vedere novità sui giochi dormienti di casa Bethesda, come ad esempio Starfield. Ci aspettiamo insomma annunci dagli Xbox Game Studios e vedremo come si strutturerà il calendario di Xbox Series X e Xbox Series S e anche di Xbox Game Pass dopo questa importante conferenza. Il 13 giugno alle 21:15 italiane sarà il momento del nuovo appuntamento con Square Enix. La compagnia ha spoilerato, tra virgolette, che vedremo una misteriosa world premiere da Eidos Montreal, recentemente autori di Shadow of the Tomb Raider e che hanno già firmato in passato anche Deus Ex Mankind Divided, e ci saranno novità da quello che leggiamo anche per Babylon's Fall di Platinum Games, Life is Strange True Colors e per Marvel's Avengers. Il 13 giugno alle 23:30 italiane sarà il momento del PC Gaming Show. Come storicamente accade, questo show, che quest'anno sarà più contenuto e avrà una durata di circa 90 minuti, sarà interamente dedicato ai videogiochi su PC. Il 14 giugno alle 19:15 sarà il momento dell'appuntamento con Take-Two Interactive. Se il nome non vi suona o non vi sconfinfera, sappiate che è il gigante proprietario, tra gli altri, di 2K e di Rockstar, quindi la nostra raccomandazione è di non perdersi questo appuntamento. Il 14 giugno alle 23:30 sarà invece la volta di Capcom, che ha promesso novità per The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise e soprattutto Resident Evil Village.
Il 15 giugno alle ore 18 sarà finalmente la volta del Nintendo Direct. L'appuntamento con Nintendo durerà circa 40 minuti e sarà interamente dedicato a giochi per Nintendo Switch, prevalentemente in uscita quest'anno. Vedremo quindi che novità su cose ci saranno, se ci saranno annunci, se ci saranno novità per cose già annunciate come il sequel di Breath of the Wild, e poi seguirà come di consueto la Nintendo Treehouse, dove vedremo più da vicino il gameplay dei giochi che saranno presentati. Il 15 giugno alle ore 23:25 sarà la volta di un appuntamento con Bandai Namco. Sappiamo che il publisher è attesissimo al fronte delle tre, soprattutto da chi spera che ci siano novità per Elden Ring, e chissà che non sia la volta buona per vedere in azione il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki. Infine, il 16 giugno all'1:45 del mattino italiana, quindi un orario vagamente scomodo, si terrà l'E3 2021 Awards Show. Sarà praticamente una serata di chiusura dove saranno celebrati i migliori giochi della kermesse e saranno quindi premiati. Il calendario è insomma molto fitto e la mia raccomandazione è quella di seguire da vicino le pagine, il canale e il canale Twitch di Spazio Games in questi giorni per tutte le novità che arriveranno da questa prima edizione digitale delle tre. Come sempre, insomma, la raccomandazione è di rimanere sulle nostre pagine. Io sono Stefania e vi do appuntamento molto presto per un nuovo video sul canale di Spazio Games.